Allora, qui abbiamo un vino che è uno spettacolo della natura, perché voglio dire, e lui ha detto che... L'ho appena gustato e la sensazione che ho avuto è quella di leggerezza al palato. La freschezza del vino, no? Che è tipica di questo vitigno, che è il Grillo, il vitigno diciamo più conosciuto, più trendy in Sicilia. Questa è la novità dell'anno per Mari Grillo, è una nuova linea per Mari che si ispira al nostro straordinario territorio. Stiamo parlando della riserva naturale orientata a Piviere di Gela, che custodisce il più grande lago costiero della Sicilia, il lago Piviere, un lago di acqua salata che rappresenta diciamo il cuore pulsante della nostra azienda, perché si trova al centro di quasi tutti i nostri vigneti e uliveti e quindi che vanno ad assorbire da questo lago di acqua salata tutte quelle caratteristiche che poi lo rendono così diciamo... Mi devo sacrificare. Sacrificati Giacomo, perché ne vale la pena. Ok. E allora posso provare a dare un giudizio? Vediamo un po'. Un dato importante è questo, che è di Gela, e quindi già questo è significativo del fatto che è un prodotto di alta qualità, ma è uno spettacolo, è veramente buono. Complimenti. No, noi abbiamo detto siamo dei profani, possiamo definirci così, però chiediamo a te più dettagli su questo vino. Diciamo intenditori per comprendere un buon vino, no? Come nel cibo, cioè se un cibo non è buono, comunque lo senti, no? Lo percepisci. Quindi anche nel vino io dico sempre alle persone, mi piace ecco avere un feedback, un confronto che sia ecco di quello che quel vino può dare, che sensazioni può dare ad una persona che anche può essere non esperta di vino, ecco. Forse anche un giudizio più sincero, perché non ha aspettative, perché non è prevenuto e quindi... Assolutamente, sì. Sicuramente le caratteristiche ecco, tipiche di questo vitigno siciliano straordinario sono appunto quella freschezza, quella sapidità di cui prima tu mi parlavi, no? Quella leggerezza in bocca, no? che ti fa diciamo degustare il primo calice e ti fa passare poi anche al secondo. Ah, ecco, quindi... Infatti io ora mi tengo alla larga, perché ho paura poi di dover fare il bis. Non lo posso fare perché sennò finisce male questa sera, perché dobbiamo ancora continuare ad operare, a lavorare. Ecco, volevo chiederti, Grillo è una marca, diciamo, è un prodotto nuovo che state lanciando sul mercato, ma in che esposizione pensate di poterlo inserire? Allora, questa diciamo nuova linea che in realtà nasce già l'anno scorso è per il mercato estero. Ci siamo resi conto ecco, che è stato un grande successo, quindi abbiamo pensato bene di aprirlo anche all'Italia, ecco, perché in realtà noi nella nostra diciamo, collezione di vini classici abbiamo già un Grillo e un Nero d'Avola, quindi il timore era quello diciamo di creare in qualche modo un conflitto tra questi vini diciamo che si differenziano fondamentalmente nell'etichetta, ma in realtà non è stato così, perché chiaramente ci sono delle differenze reali ecco, tra i vari quindi questi, diciamo, queste nuove etichette, che tra l'altro sono delle etichette illustrate. Noi abbiamo affidato questo progetto al maestro Angelo Ruta, non so se lo conoscete, certo. Che è illustratore dell'inserto, la lettura del Corriere della Sera. Sono bottiglie architettoniche, proprio. Bottiglie artistiche che esprimono al meglio diciamo un territorio straordinario, però sono dei vini ecco che vanno apprezzati per la freschezza e quindi dei vini giovani, freschi, fruttati, beverini, sia il Fermari Grillo che il Fermari Nero d'Avola. Quindi bottiglie diverse, etichette diverse, che ci permettono di catturare l'attenzione anche di una clientela diciamo più ampia. Possiamo dire che per tutte le tasche? Assolutamente sì, quindi per dare la possibilità alla gente di bere un vino di altissima qualità. Tutti i nostri prodotti, sia vini che oli, sono certificati bio dal 2020,
e quindi vini rappresentativi di un territorio, vini sinceri, che comunque possono tranquillamente diventare anche i vini quotidiani, no? Benissimo, allora noi diciamo con Martina completiamo questa intervista, anche perché avremo tantissime cose da raccontarvi in un prossimo speciale che faremo proprio all'interno del loro regno, che si trova diciamo alle porte di Gela. Andremo a toccare con mano quella che è la qualità, così come si imbottiglia, insomma come si crea il prodotto per portarlo nelle case di tutti gli italiani e non. E allora abbiamo sentito Martina, che ha illustrato magnificamente questo prodotto che è veramente incredibile, l'abbiamo apprezzato moltissimo, con orgoglio. Casa Grazia, quando nasce questa idea di Casa Grazia? Casa Grazia nasce un po' di anni fa, è un'idea nata da un sogno, sogno di mio padre, che è impegnato in altri settori, ha dovuto un attimino abbandonare l'idea del vino, ma non dell'uva. Ha sempre curato le nostre uve e mia madre nel 2005 ha deciso di prendere in mano questa situazione e abbiamo iniziato ad imbottigliare vino. Quindi Casa Grazia effettivamente nasce da un sogno. Ecco, nasce da un sogno che è diventato realtà, perché voi ora siete sul mercato e anche con grande partecipazione e autorevolezza, possiamo dire. Sì, adesso sì, possiamo dire di sì. Ci impegniamo, siamo una squadra, ci abbracciamo e ci diamo forza l'un l'altro. Questo tutto nelle campagne di Gela? Sì, nella zona della riserva orientata del lago Viviere, unico lago salato costiero siciliano, è una riserva orientata e i nostri vigneti abbracciano questo grande lago e siamo oltretutto a pochi passi dal mare. Possiamo dire che con orgoglio voi veicolate la parte buona della nostra città, perché Gela spesso è stata maltrattata, bistrattata, oltraggiata. Ecco, il fatto che ci possa essere un grande gruppo imprenditoriale che punta su un prodotto indigeno la dice lunga sul fatto che ci sono veramente quelle figure che possono far crescere questa città. Sì, noi abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio. Dicevamo, un territorio, come diceva lei prima, abbastanza maltrattato. Noi siamo orgogliosi di farne parte, cerchiamo di portare in giro per il mondo la parte bella del nostro territorio attraverso i nostri prodotti, i nostri vini, i nostri oli. E devo dire che qui, anche in fiera, quando adesso si sente parlare di Gela, finalmente si sente parlare e si può dire che Gela è una bella realtà da cui nascono degli ottimi prodotti. E allora, siamo in questo stand, e tra l'altro siamo con uno dei titolari, un caro amico, e io devo dire una cosa, rimango diciamo esterrefatto dal fatto che prima ho apprezzato e ho assaggiato il vino e mi sono mezzo ubriacato, devo dire, perché uno non si riesce a staccare dal boccale, dal bicchiere. Ma qui voi fate anche un olio di pregio, sì, vedo delle bottigliette che sono spettacolari. Quest'anno abbiamo presentato una nuova linea di olio d'oliva extravergine e sono messe proprio in ordine di profumi piccante e amaro. Partiamo da un involio che è delicato, poi abbiamo una tondoiblea, una nocellara del bellice, una cerasuola e per finire abbiamo un blend, piano corallo, molto speciale. Qual è quello che è più apprezzato secondo un giudizio personale? Allora, la nocellara proprio la scorsa settimana ha preso il secondo posto all'Ercole Olivario, che è, diciamo, faccio vedere, che è questa qui. Sì, benissimo. È il riconoscimento più importante a livello nazionale. Poi dipende sempre dagli abbinamenti che si fanno con i vari cibi. Sono oli che costano cari, che sono molto costosi, o sono per tutte le tasche? Sono per tutte le tasche, ovviamente. Mm. Quindi uno, se vuole mangiare qualche cosa di siciliano, bene, sceglie ovviamente i nostri oli, Casa Grazia. Casa Grazia, quindi gli oli che sono uno spettacolo, già a vederli vi devono incentivare a far sì che si possano gustare. Adesso te li faccio degustare. Eh beh, certo, non possiamo fare a meno, anche perché c'è Salvo, il collega, ha trovato, è curioso, vuole sapere realmente
la qualità di quest'olio. Io sono convinto, dato che ti conosco, che sicuramente avrai tirato fuori il meglio. Assolutamente sì.